Tecniche di parata. Sono quattro tecniche di parata, seguono una regola abbastanza precisa. Abbiamo due tecniche sulla linea circolare, due tecniche in linea diretta. Le dispari 1 e 3 sono tecniche alte, le pari 2 e la 4 sono tecniche basse. Ora andiamo a vedere il movimento nel dettaglio di tutte e quattro le tecniche di parata. Gapmo. Il movimento è circolare, apre, chiude il gomito e tende a portare verso il basso. La posizione finale deve mantenere il nostro avambraccio circa 45 gradi. Il movimento non deve essere questo, il movimento è questo. Gap high. Il movimento è circolare verso il basso, passa davanti al viso, addome, apre. Non è solo esclusivamente una parata sulla linea bassa. Gap high spesso viene identificata anche solo come questa parata o questa parata su attacchi di media altezza. È comunque gap high. Uno la ritroviamo nel Khoi Kuen in questo modo e la ritroviamo in altri movimenti. Gap high quindi para sia in linea alta che in linea bassa in base all'attacco che ci troviamo. Il movimento è completo ad aprire verso l'esterno. Gabba! Linea diretta verso l'alto. In tutte le tecniche c'è sempre il taglio che si espone. Difatti le tecniche, il nome completo è Gap Kantai, tecniche di parata col taglio della mano. Gabon, linea diretta verso il basso. Anche qua si carica e diretti verso il basso. Uno e due. Non para al palmo della mano, è comunque il taglio che si espone. La parata può venire sia di taglio della mano che di avambraccio. Questo in tutti i casi di tutte e quattro le parate.